Siamo qua per dire libertà, libertà e salute si difendono assieme. Il corteo No Green Pass torna a invadere le strade di Trieste. A 6 giorni di distanza dopo il grande corteo di lunedì scorso sono tornati a sfilare i manifestanti che chiedono l'abolizione del certificato verde. Migliaia le persone che hanno sfilato lungo le vie del centro, 7.000 secondo la questura, 15.000 il dato invece fornito dagli organizzatori. Il corteo è partito dal Largo Riborgo, camminando lungo Corso Italia, Piazza Goldoni, via Carducci e poi via Coroneo, giungendo fino in Piazza Dalmazia e girando per via Ghega e via Mazzini fino alle Rive e via di Mercato Vecchio. La polizia locale ha dovuto, fin dalle 10, bloccare le strade e deviare il traffico, mentre carabinieri e polizia di Stato seguivano la marcia dei manifestanti. Forte il disagio tra chi doveva scendere in città e tra i consumatori, che nel sabato, votato agli acquisti, non hanno potuto accedere ai negozi bloccati dalla folla. Tante le lamentele giunte anche alla nostra redazione di commercianti, che per buona parte della mattinata non hanno potuto lavorare. A protestare per le strade c'erano studenti contro il Green Pass universitario, lavoratori e famiglie al grido di libertà, libertà, volto a cancellare l'obbligatorietà del certificato verde.